Bene, ci portiamo in una posizione comoda, seduta, radicando bene tutte le nostre parti di appoggio che toccano a terra, sciogliendo qualsiasi parte del corpo voglia ancora muoversi un istante, prima di arrestare ogni movimento del corpo. Gli occhi si socchiudono o si chiudono. E dall'esterno portiamo subito l'attenzione all'interno, quindi lasciamo andare i confini del nostro corpo e portiamo l'attenzione al respiro. Rimaniamo solo ad osservare la nostra respirazione senza fare nient'altro. Osserviamo l'inspirazione, i movimenti della nostra inspirazione, le sensazioni. Il suono, la profondità. E stessa cosa facciamo per l'espirazione. Rimaniamo un istante in ascolto senza intervenire. Osserviamo i movimenti dell'addome che si gonfia e si sgonfia al ritmo del respiro. L'espansione è sia anteriore che laterale che posteriore. E osserviamo anche i movimenti del costato, soprattutto il costato basso. Anch'esso si espande anteriormente, lateralmente e posteriormente. Poi iniziamo a guidare questa respirazione naturale, andando ad allungare leggermente la sua durata e la sua profondità. In modo gentile, respiro dopo respiro. Accompagniamo con un leggero Ujjayi, quindi andiamo a socludere la glottide e ascoltiamo il suono della nostra respirazione. Assaporiamo il respiro proprio come se stessimo annusando un fiore profumatissimo. Vogliamo proprio sentire e portare all'interno di noi il suo aroma, il suo profumo. Continuiamo a mantenere questa attenzione precisa, continuiamo a sentire il profumo del nostro fiore che alimenta le parti interne del nostro corpo. Portiamo le mani giunte davanti al cuore e iniziamo la nostra pratica con una Om.
Facciamo prima una lunga ispirazione. Espiriamo completamente. Inspiriamo per l'om. Espirando, inchiniamo il capo, riposiamo di nuovo le mani sulle nostre ginocchia, sulle nostre gambe, riapriamo lentamente gli occhi e da ultimo riallineiamo il tratto cervicale. Prendiamo la nostra cinghia, apriamo le braccia tenendo la cinghia in mano più delle nostre spalle. Iniziamo a scaldare le nostre scapole, solleviamo le braccia verso l'alto e solleviamo anche le spalle. Tenendo le spalle sollevate, portiamo le braccia indietro sulla schiena. E poi di nuovo da dietro le portiamo verso l'alto, sollevando le spalle, quindi anche le spalle e le scapole si sollevano e riportiamo in avanti. Se sentiamo che il movimento è molto fluido, avviciniamo le mani, se il movimento invece è contratto, allontaniamo le mani. Ogni volta che le braccia si sollevano anche le scapole. Ogni volta che le braccia scendono anche le scapole. Quando portiamo le braccia dietro, cerchiamo di non spanciare con il costato, quindi teniamo il costato stretto verso lo sterno. Stessa cosa all'addome. In modo che la colonna vertebrale rimanga in posizione neutra. Ne facciamo ancora due se sentiamo di poter avvicinare le mani, lo facciamo. Tiriamo bene la cinghia, quindi l'azione delle braccia è anche di tirare la cinghia. E l'ultimo. E poi ammorbidiamo la cinghia a terra. Facciamo tre movimenti, questa volta senza l'utilizzo della cinghia morbida con le spalle. Tre nel senso opposto. Poi andiamo a cambiare la posizione e prendiamo un mattoncino. Allora ci sediamo sui talloni con le dita dei piedi puntate. Naturalmente dovesse essere molto intensa questa posizione, possiamo sempre prendere il secondo mattoncino, metterlo tra i talloni e sederci sul mattoncino invece che sui talloni, altrimenti proprio la seduta è sui talloni in modo da lavorare sulla pianta del piede. In questa posizione qui andiamo quasi a strecciare la pianta del piede e andiamo anche a interessare tutti i meridiani posteriori delle nostre gambe. Il mattoncino lo prendiamo in mano con la mano destra, teniamo il braccio tipo a vassoio, quindi immaginiamo invece che il mattoncino di avere un vassoio, dita delle mani espanse, il movimento è di extrarotazione dell'omero, quindi devo solamente portare il mattoncino all'esterno. Senza compromettere, allontanare il gomito o compromettere poi tutto il busto che ruota a destra e poi tornare. Quindi apro, extra ruoto e chiudo e riporto in neutro in realtà. Di nuovo extra ruotiamo, quindi sentiamo proprio l'osso del romero che ruota dentro l'articolazione della spalla. E non si muove nient'altro, quindi ognuno di noi riuscirà ad aprire l'avambraccio in base proprio alla articolazione della propria spalla. Ne facciamo ancora uno così, poi andiamo ad aggiungere un movimento più completo. Quindi iniziamo a extra ruotare, portiamo il mattoncino indietro, questa volta il gomito si allontana. Gli facciamo fare tutto il giro indietro, allungando il braccio,
Lo portiamo oltre la testa, distendendo il braccio, in avanti, tenendo il mattoncino sollevato verso il soffitto, quindi qui stiamo proprio intrarotando l'omero. Di nuovo in apertura con l'intrarotazione, quindi il mattoncino rivolto verso l'alto, molla, spalla rivolta in avanti, piego il gomito e riporto il mattoncino. E poi di nuovo apro, vado indietro, tenendo il mattoncino verso l'alto. Ora qui per forza, per portare il mattoncino sopra la testa, devo intravuotare l'omero, quindi incrociamo il mattoncino verso sinistra. Incrocio il mattoncino verso sinistra. Portalo oltre la testa a sinistra e poi da sinistra vieni a destra, portandotelo in avanti. No? Direzione opposta, era giusto. Adesso vai sopra la testa, vai sopra la testa e continua il giro sopra la testa. Ok, non piegare il gomito, tieni la rotazione. Mi freghi la rotazione interna, aspettami, aspetta che lo facciamo a specchio. Allora, da qua, porta il mattoncino nella direzione opposta. Vai, tienilo lì, tienilo, intraruota l'omero e vieni in avanti. Vieni solo in avanti con il braccio, distendilo e vieni in avanti. Distendilo, ora oltrepassa la testa. Stretti un po' il busto verso la tua sinistra. Ok, fai passare il mattoncino adesso davanti a te. Ok, da qua devi portarlo verso l'esterno nuovamente e hai l'intrarotazione. Torna su con il busto adesso. Perfetto. E poi piega il gomito, porta il mattoncino indietro. Porta il mattoncino indietro e lo riporti in avanti. Questo è il tuo compito per casa, eh? Ne rifacciamo ancora uno. Poi magari dall'altra parte viene meglio. Apro, portiamo indietro, porta indietro, porta indietro tenendo il mattoncino alto. Ora da qui inizia a stendere il braccio e incrocia verso la tua sinistra. Vieni in avanti tenendo il mattoncino alto. Qui è il momento in cui la tua mano vuole fare questo e tu devi tenere la intrarotazione. Aggrappati pure al mattoncino e porta il mattoncino davanti a te. Davanti a te, stendi all'altezza della tua spalla. No? Era giusto prima. Qui è il momento più difficile. Poi apri verso l'esterno, tenendolo parallelo al pavimento. Ok, adesso tieni la rotazione, piega solo il gomito e porta il mattoncino indietro. È il momento in cui si tende a perderlo. Perché si fa fatica a tenerlo rivolto verso l'alto e poi in avanti. Passa sotto l'ascella. Ok. Praticamente tutto il movimento dell'articolazione della spalla, della scapola, scusami. Qua è il momento più difficile perché è difficile tenere la rotazione interna, per poi portare il mattoncino. Ok, già meglio. Adesso proviamo con l'altro, vediamo se viene meglio. Prima fai solo la rotazione esterna. Ah, non ti ho fatto sciogliere le gambe, se hai bisogno di sciogliere, sciogli. Tieni la mano un pelo più bassa, sì, così hai proprio 90 gradi. Poi questa è la rotazione esterna, quindi sarà il primo movimento. Dalla rotazione esterna dobbiamo portare il mattoncino dietro la testa, quindi come se volessimo toccare la parete dietro di noi. Da qui verso destra, tenendolo alto, ok? Gli fai fare proprio il giro, sorpassi la testa, vieni in avanti, tenendo il mattoncino verso l'alto. Qui ti potresti inclinare un pochino per agevolare il movimento. Hai il mattoncino rivolto verso l'alto, sì, poi apri. Sei tutto in intrarotazione, lo nascondi sotto l'ascella e gli fai fare il giro in avanti. Di nuovo apro, indietro, incrocio, in avanti, intrarruoto e torno. Stendi il braccio. Ok, facciamo l'ultimo. Apro, vado dietro. Intanto che stendo il braccio dietro, lo faccio incrociare sopra la testa. Lo tengo ruotato internamente.
lo tengo ruotato internamente e porto il braccio in avanti, apro, 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 apro e poi adesso scappo e incrocio in avanti. Ok, perfetto. Lasciamo un attimo i mattoncini e scegliamo la posizione dei piedi. Ruotiamo bene le nostre caviglie, espandiamo le dita dei piedi in un senso e nel senso opposto. Puntiamo i piedi dietro di noi, prendiamo un primo cane a faccia in giù, ma proprio per sciogliere le gambe, quindi soprattutto la parte interna delle ginocchia. Solleviamo un tallone, abbassiamo l'altro. Manteniamo il tallone destro basso, manteniamo il tallone invece sinistro alto, rimaniamo un istante. Sentiamo il quadricipite della gamba destra che si attiva. Solleviamo anche tutte e cinque le dita del piede destro e lasciamo che il tallone, espiro dopo espiro, si porti verso terra e indietro. Quindi lo spingiamo a terra, lo accompagniamo a terra e lo spingiamo indietro. Solleviamo il destro, stessa cosa a sinistra. Accompagniamo il tallone verso terra, lo spingiamo indietro, attiviamo il quadricipite sinistro e le dita del piede sinistro che si sollevano. E poi risolleviamo entrambi i talloni, riportiamo le ginocchia a terra, questa volta al dorso del piede sul pavimento. Ci sediamo nuovamente sui talloni, solleviamo le braccia verso l'alto e iniziamo ad aprire e chiudere le nostre mani velocemente. Anche qui manteniamo addome in dentro, costato in dentro, allunghiamo la colonna verso l'alto, solleviamo anche leggermente le spalle verso le orecchie, quindi non ho le spalle giù. Ma visto che abbiamo sollevato le braccia, le spalle in modo spontaneo si sollevano e le manteniamo lì. Quindi il collo è comunque libero, non sto proprio spingendo le spalle verso le orecchie, ma salgono spontaneamente. Iniziamo a premere e chiudere anche un po' più velocemente, sentiamo gli avambracci che lavorano. Ancora 5 secondi. 3, 2, 1, riportiamo giù le braccia, shakeriamo e poi prendiamo un cane faccia in giù, scusami, una quadrupedia, ma con le dita delle mani rivolte indietro, polsi sempre larghezza spalle. Da qui inspiriamo, solleviamo gli ischi, estendiamo la colonna, premiamo bene il tallone della mano a terra e sull'espirazione flettiamo. Ancora inspiriamo, ischi su, estendiamo dal bacino fino al tratto cervicale e sull'espirazione, sempre dal bacino fino al tratto cervicale, arrotondiamo la nostra colonna vertebrale. Gli ultimi tre, intanto non perdiamo l'azione dei piedi che preme terra e tira verso le ginocchia. Espiriamo, arrotondiamo. Ancora due. E l'ultimo. Ritorniamo in posizione neutra con la colonna, lentamente riportiamo le dita delle mani rivolte in avanti. Mantenendo le spalle sopra i polsi, quello che dobbiamo fare è come risucchiare oh mio Dio, il palmo della mano, mi veniva il termine, e portarci sui polpastrelli. Quindi risucchio e torno giù, risucchio e torno giù. Po' come la piovra, il polipo. Poi col tappetino è un po' più scomodo perché non scivolano le mani, ancora meglio sarebbe fatto a terra che scivolano proprio le dita delle mani, quindi bisogna fare un po' un saltino perché sennò ci si aggrappa. L'ultimo e riportiamo giù.
Di nuovo andiamo a portare il dorso della mano destra a terra con l'insieme delle mani rivolte indietro. Cambiamo piano piano, dorso della mano sinistra a terra con le dita delle mani rivolte verso le ginocchia. E poi riallineiamo un cane faccia in giù, quindi mani a terra, puntiamo i piedi ad un Mukha Svanasana. Questa volta tutti e due i talloni sono verso terra, con una leggera spinta indietro che proviene sempre dalle mani che radicano a terra. Quadricipiti attivi e le gambe attive che spingono verso la parete dietro di noi. Ritroviamo il nostro respiro, continuiamo ad accompagnare in modo gentile la nostra respirazione. Facciamo ancora un'espirazione qua e poi lentamente camminiamo con i piedi verso le mani. Manteniamo un'uttanasana con le mani davanti ai piedi, larghezza sempre spalle, i polpastrelli sono attivi, se non arriviamo a terra prendiamo i mattoncini naturalmente. L'azione dei polpastrelli è di spingere leggermente in avanti in modo da agevolare la flessione del busto sulle gambe. Immaginiamo di avere un mattoncino tra le cosce, lo stringiamo e lo spingiamo indietro, proprio sentendo l'interno delle cosce che ruota verso la parete dietro di noi e verso i lati, quindi verso l'esterno, come se gli dischi volessero proprio allontanarsi uno dall'altro, intanto che puntano verso il soffitto. Peso sugli avampiedi, anche se i talloni rimangono radicati, quadricipiti attivi. Continuiamo a mantenere l'addome attivo e il costato che è orientato verso le scapole, come se proprio le scapole lo risucchiassero verso l'interno. Questa è un po' l'azione che dovremo mantenere sempre. Facciamo ancora un'inspirazione, sull'espirazione abbandoniamo l'azione delle braccia e srotoliamo la colonna e veniamo su con la colonna lunga e distesa. E allineiamo il nostro Tadasana. Prendiamo i mattoncini perché faremo dei saluti al sole con l'appoggio delle mani sui mattoncini. Quindi li portiamo in Tadasana al lato dei nostri piedi, non sono proprio allineati, possiamo tenerli anche un pelo più avanti. Poi, in base al primo saluto al sole, sapremo dove posizionarli bene. La Tadasana, inspiriamo, solleviamo le braccia verso l'alto. Sull'espirazione ci inchiniamo. Portiamo le mani sui mattoncini, inspiriamo, allunghiamo la colonna. Espiriamo, flettiamo il busto. Ancora uno, inspiriamo, allunghiamo. E sull'espirazione due passi indietro, tavola. Inspiriamo nella nostra tavola, espiriamo, tiriamo indietro i mattoncini, pieghiamo i gomiti chaturanga, dorso dei piedi a terra, tiriamo sempre indietro con i mattoncini, stendiamo le braccia. Cane faccia in su, attivate bene le gambe e i glutei. Sull'espirazione dall'addome, ad un Mukha Svanasana, cane faccia in giù. Occhio che i mattoncini non scappino sul tappetino, quindi teniamo premuti i mattoncini e spinti leggermente in avanti, in modo da orientare il bacino indietro. Da qui sulla prossima ispirazione, sempre dal bacino, arrotondiamo bene la colonna e ci riportiamo in tavola, spalle sopra i polsi. Come facciamo Marjasana? Quindi la testa si riallinea e poi dalla testa che si flette, andiamo a flettere la zona dorsale, lombare, ritorniamo indietro nel cane faccia in giù. Poi di nuovo dal bacino arrotondiamo la nostra colonna e ci portiamo nella tavola, allunghiamo il tratto cervicale per ultima e poi dal tratto cervicale arrotondiamo la colonna e ci riportiamo indietro, piegando leggermente le ginocchia. L'ultima volta, inspiriamo, ci portiamo in tavola e questa volta manteniamo la tavola. Lo sguardo è sempre leggermente oltre i mattoncini, pancia bene in dentro e camminiamo con i piedi verso i nostri mattoncini, spingendo le braccia nei mattoncini, proprio come se volessimo schiacciarli a terra.
Inspiriamo, allunghiamo la colonna, Ardha Uttanasana. Espiriamo, Uttanasana, ci inchiniamo. Inspiriamo, solleviamo il busto, Urvastasana. E sull'espirazione, mani giunte davanti al cuore. Braccia lungo i lati del busto, di nuovo inspiriamo, solleviamo le braccia. Espiriamo, Uttanasana, ci inchiniamo. Inspiriamo, Ardha Uttanasana, manteniamo l'Ardha Uttanasana, premiamo forti le mani a terra, due passi indietro e siamo già nella tavola. Inspiriamo in tavola e sull'espirazione tiriamo indietro con le mani, pieghiamo i gomiti e il cane faccia in su, inspirando. E sull'espirazione spingiamo sempre le mani in mattoncini, quindi l'azione principale sarà schiacciare i mattoncini a terra, Adho Mukha Svanasana, cane faccia in giù. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Da qua, sempre partendo dal coccige, inspiriamo, solleviamo i talloni, arrotondiamo la colonna, tavola, spalle sopra i polsi, allineiamo il tratto cervicale e poi dalla testa arrotondiamo la colonna, pieghiamo leggermente le ginocchia e ritorniamo nel cane faccia in giù. Ancora inspiriamo, tavola, sentite ogni singola vertebra che si mobilizza, azione delle braccia che premono nel pavimento, espiriamo, Adho Mukha Svanasana, cane faccia in giù. L'ultimo, inspiriamo, tavola, manteniamo la tavola, sguardo oltre le mani, e da qui immaginatevi proprio di risucchiare l'ombelico verso l'alto, mentre risucchiate l'addome verso l'alto e le gambe si riportano verso l'inizio del tappetino. Inspiriamo, Ardha Uttanasana, ci solleviamo a metà. Espiriamo, Uttanasana, ci inchiniamo. Inspiriamo, Urvastasana, cresciamo verso l'alto. E sull'espirazione, mani giunte davanti al cuore. Braccia lungo le rette del busto, la sedia, pieghiamo le ginocchia, ma spingendo indietro il bacino, solleviamo le braccia verso l'alto. Addome dentro, costato chiuso, stretta del centro con le gambe. Inspiriamo, sull'espirazione, mani a terra, Uttanasana. Anzi, sui mattoncini. Inspiriamo, Ardha Uttanasana, sull'espirazione, tavola. Manteniamo la tavola inspirando, espiriamo, Chaturanga. Cane faccia in su. E spingendo bene le mani nei mattoncini, Adho Mukha Svanasana, cane faccia in giù. Inspiriamo, solleviamo dietro di noi la gamba destra, portiamo il ginocchio al petto, solleviamo il tallone sinistro e a rallentatore veniamo in avanti con la gamba. Portiamo le spalle sopra i polsi, rimaniamo qui, stringiamo forte il ginocchio al petto e senza sollevare le mani portiamo il piede tra i mattoncini. Pieghiamo il ginocchio nell'affondo alto, teniamo il mattoncino. Solleviamo il braccio verso l'alto, teniamo il mattoncino un po' aggrappato con il pollice e il mignolino, lo allunghiamo in avanti e poi lo portiamo come in Parsvakonasana sopra il nostro orecchio, allungando il braccio verso sinistra. Quindi strette del centro con le gambe, braccio come in Parsvakonasana allungato lungo l'orecchio e il petto che ruota verso il soffitto. Occhio che qui se non teniamo l'azione delle gambe, il bacino slitta tutto a destra, mentre noi lo vogliamo riportare verso il centro del tappetino. Emitorace destro che si espande. Facciamo ancora un'inspirazione e sull'espirazione riportiamo la mano a terra. Premiamo forte con le mani, arrotondiamo la colonna per scivolare col piede destro indietro tavola. Espiriamo Chaturanga. Inspiriamo, cani su. Espiriamo, Adho Mukha Svanasana, cane faccia in giù. Inspiriamo, solleviamo dietro di noi la gamba a sinistra. Portiamo il ginocchio bene al petto, il tallone al gluteo, arrotondiamo la colonna, ci fermiamo quando le spalle sono sopra i polsi, anche un pelo più indietro. Attiviamo ancora di più l'addome. E da qui portiamo il piede a terra lentamente, quindi tutto a rallentatore senza sollevare le mani dai mattoncini.
Poi naturalmente se non arriva proprio tra le mani, basta fare un piccolo passettino col piede. Abbassiamo e allunghiamo la posizione nell'affondo alto, solleviamo il braccio sinistro verso in avanti, iniziamo a ruotare il petto verso sinistra e portiamo il braccio aderente al viso. Qui se vogliamo possiamo anche ruotare, fare la rotazione esterna dell'omero e portare il mattoncino verso il soffitto. Quindi sentite come abbiamo fatto un po' prima nella preparazione. L'apertura del braccio. Stretta del centro con le gambe per non spanciare con il bacino verso sinistra. Ancora un'inspirazione, poi sull'espirazione ritorniamo al centro, riportiamo il mattoncino a terra, Adho Mukha Svanasana, appena faccio in giù. Inspiriamo nella nostra tavola, manteniamo la tavola spingendo forte con le mani nei mattoncini e di nuovo dall'addome richiamiamo le gambe. Se riusciamo le manteniamo tese, sollevando bene un piede e poi l'altro fino a portare i piedi all'interno dei due mattoncini. Inspiriamo, allunghiamo la colonna Ardha Uttanasana, espiriamo Uttanasana, ci inchiniamo. Nella sedia pieghiamo le ginocchia, inspiriamo, solleviamo le braccia. E poi premiamo forte i piedi a terra e espiriamo Tadasana. L'ultimo così, inspiriamo sedia. Espiriamo mani a terra, mani sui mattoncini, Uttanasana. Inspiriamo Ardha Uttanasana. Espiriamo tavola. In nella tavola. Espiriamo Chaturanga. Inspiriamo cali su. Espiriamo Adho Mukha Svanasana, Kena Faccia in giù. Inspiriamo, solleviamo la gamba destra, come abbiamo fatto prima, tutto rallentatore, ginocchio al petto. Il tallone sinistro si solleva, veniamo in avanti nella tavola, tirando bene il ginocchio al petto e poi più lento che possiamo, portiamo il piede a terra. Pieghiamo il ginocchio destro, affondo alto, inspiriamo, solleviamo le braccia verso l'alto, intrecciamo le dita tranne gli indici. Puntiamo con gli indici verso l'alto, pieghiamo leggermente il ginocchio dietro, proprio per sentire che è meglio, ci aiuta a chiudere l'addome e a chiudere il costato. Osso pubico spinto verso l'alto. E poi, tenendo tutte le azioni, andiamo a ridistendere la gamba dietro. Ancora un'inspirazione e sull'espirazione, mani sui mattoncini, tavola, gamba destra indietro, espiriamo Chaturanga. In cane su, espiriamo cane faccia in giù. Inspiriamo, solleviamo la sinistra, ginocchio al petto, spalle sopra i polsi, tavola. Dalla tavola a rallentatore portiamo il piede a terra. Allineiamo il nostro affondo alto, inspiriamo, solleviamo le braccia. Di nuovo intrecciamo le dita delle mani tranne gli indici. Pieghiamo il ginocchio dietro per portare addome, costato tutto verso la schiena, l'osso pubico sale verso l'alto, mantenendo il costato chiuso, distendiamo di nuovo la gamba dietro e rimaniamo, allungando bene le dita, le braccia verso l'alto. Inspiriamo, sull'espirazione riportiamo le mani sui mattoncini, gamba sinistra indietro, tavola, espiriamo Chaturanga. Inspiriamo cane su, espiriamo Adho Mukha Svanasana, cane faccia in giù. Da qui ancora una volta, camminiamo, solleviamo i talloni, pancia in dentro, camminiamo con le gambe distese e portiamo i piedi tra i mattoncini. Inspiriamo Ardha Uttanasana. Espiriamo Uttanasana, Utkatasana la sedia, inspiriamo e sull'espirazione Tadasana. Due respiri qua. E poi andiamo a fare un passo laterale con la gamba destra, ci portiamo sempre dietro i mattoncini, andiamo in Prasarita Padottanasana.
giusto per aprire un pochino le anche e poi sempre lavorare con la parte posteriore delle gambe. I mattoncini li mettiamo tra i due piedi, poi li allineeremo, mani ai fianchi, chiudiamo bene i gomiti dietro la schiena. Inspiriamo, allunghiamo lo sterno verso il nostro mento e sull'espirazione ruotiamo il bacino in avanti, come proprio per svuotarlo, peso sugli avampiedi e ci tuffiamo tra le nostre gambe. Prendiamo con le mani i mattoncini, inspiriamo, allunghiamo le braccia. Sull'espirazione flettiamo il busto intanto che con le mani, con i mattoncini, camminiamo indietro. Ruotiamo le dita delle mani verso la parte posteriore, quindi verso la parete che stiamo guardando, e camminiamo con i mattoncini più che possiamo. Quando non riusciamo più a camminare, ci fermiamo e tiriamo un pochino con le braccia in avanti, sempre che i mattoncini non scivolino. Anche qui, interno delle vostre cosce, bene spinto indietro e verso l'alto. Quindi sentite proprio la rotazione interna delle cosce, gli ischi che puntano al soffitto e si vogliono separare. Testa pesantissima, busto pesante perché vi aiuta proprio a sfruttare la forza di gravità. Facciamo ancora un'espirazione, inspirando ritorniamo con le mani che camminano in avanti, ruotiamo di nuovo le dita delle mani in avanti, mattoncini sotto le spalle, inspiriamo, allunghiamo la colonna. Ora sull'espirazione ruotate i piedi verso l'esterno, ruotiamo i piedi verso l'esterno e ci solleviamo questa volta col busto portando le braccia all'interno delle ginocchia, spingiamo le ginocchia verso l'esterno. Il busto è praticamente parallelo a terra, gli avambracci lavorano nella spinta lontano, quindi stanno spingendo le ginocchia lontano, proprio per sentire la parte interna delle cosce che si allunga, e indietro. Anche qui l'interno coscia è rivolto indietro. Tenete bilanciati i due movimenti perché più ruotate indietro l'interno coscia, più le ginocchia si vogliono chiudere. Quindi intanto che spingo le ginocchia verso l'esterno, ho una rotazione indietro dell'interno delle cosce, ma la modulo in base anche alle ginocchia che si vogliono chiudere. Ancora un'ispirazione, poi portiamo le mani di nuovo sui mattoncini, intravuotiamo i piedi e ci portiamo in una posizione accovacciata, quindi avviciniamo i piedi e solleviamo i talloni e ci accovacciamo. Da qui possiamo tenere le mani a terra inizialmente per l'equilibrio, talloni alti, dobbiamo aprire un ginocchio e portarlo verso terra. Quindi apriamo il ginocchio destro, lo portiamo verso terra e poi ritorniamo al centro. Stessa cosa facciamo con la gamba sinistra, apro e porto verso terra. Se sento che questa posizione mi è comoda e posso farla anche senza le mani, apro, in realtà si possono portare tutte e due le ginocchia a terra, piano piano, e poi risollevarle lentamente e riportarle al centro per staccare un po'. Oppure posso portare solo il ginocchio davanti, aprendo e ritornando al centro, che è più semplice, senza l'utilizzo delle mani. Uno si apre, uno si abbassa. Oppure con l'utilizzo delle mani riesco ad abbassare anche il ginocchio dietro e a riportare al centro. Ancora uno per lato, giusto per equilibrare destra e sinistra. E poi da qui riportiamo le mani a terra sui mattoncini, distendiamo di nuovo le gambe e siamo nuovamente in un Uttanasana morbido.
visto che siamo rivolti verso il lato lungo del tappetino, ruotiamo di mezzo giro, un quarto di giro per rivolgerci verso il lato corto, portare le mani a terra e tornare in un cane a faccia in giù. Da qui separiamo i piedi quanto il tappetino, li extra-ruotiamo, con le mani camminiamo verso i nostri piedi e ci sediamo. Cioè ci sediamo, ci portiamo in Malasana con i mattoncini. Allora, adesso facciamo un piccolo esercizio che è tipo il salto della ranocchia. Piccolini saltini, quindi proprio non dobbiamo sollevare le gambe. Allora, teniamo le mani sui mattoncini che ci sollevano un po' di più e ci agevolano, poi lo faremo anche senza. Ginocchia belle separate, quindi in questo caso è un malasana bello largo, più largo è meglio è. Prendiamo i mattoncini in mano, distendiamo le braccia davanti a noi spingendo in avanti con le mani. Qui senza modificare la posizione né delle gambe né delle braccia, le mani andranno a terra, sollevo il bacino e faccio un piccolo saltellino e porto i piedi in avanti. Poi di nuovo scendo. Porto le mani a terra, spalle sopra i polsi e faccio il saltellino in avanti. Scendo e salto. Quindi è solo per iniziare a portare il peso sulle braccia. Stessa cosa si può fare al ritorno, è un po' più difficile perché devo portare sui piedi e fare il salto indietro. Poi di nuovo sulle braccia e mi allontano. E arrivo fino alla fine. Lo ripetiamo una seconda volta. Quindi braccia in avanti, salgo e magari riesco a salire un po' di più. Braccia, salgo. Ok, e poi ritorniamo sempre indietro. Braccia, salgo. Ok, e poi riallungo le gambe giusto per scaricare le tensioni dalle cosce e riprendiamo un Uttanasana morbido. Ancora una respirazione, poi ci riportiamo di nuovo in un Malasana, questa volta con i talloni sollevati verso l'alto, se prima avevamo i talloni a terra, senza l'uso dei mattoncini, lo facciamo. L'azione è sempre un po' quella di stringere le gambe, soprattutto quando si salta, anche se le ginocchia sono divaricate. Di nuovo, le braccia in avanti in spinta, mani a terra e provo a staccare un po' di più le ginocchia e accompagnare i piedi al rallentatore. Quindi poi il lavoro è anche accompagnare i piedi. Stacco. E accompagno al rallentatore. Arriviamo fino più o meno all'inizio del tappetino, in base anche ai nostri spazi. Adesso ho paura di beccare qualcosa. E poi anche qui proviamo a tornare indietro. Quindi mani a terra, spingo sulle gambe e porto indietro. Mani a terra. Mani a terra. E facciamo il saltino indietro. Ancora due per tornare indietro, perfetto. E poi ci riposiamo un istante portando le ginocchia a terra, ci sediamo giusto per rilassare le spalle, i polsi e ritrovare il nostro respiro. Facciamo ancora dei salti, questa volta li prendiamo però dal cane a faccia in giù, che possono essere un po' più paurosi perché col fatto che bisogna darsi un po' più di spinta, uno un po' ha paura nel sostegno delle mani e poi andremo a fare una L al muro. Quindi il salto è sempre a ranocchia, quindi sempre con le gambe che si separano, non le teniamo unite. La partenza è un cane a faccia in giù, un po' chiuso.
Quindi io lo prendo dalla quadrupedia senza andare a spostare le braccia in avanti. Dalla quadrupedia, quindi sono nel canne faccia in giù con i piedi paralleli tra di loro, sguardo sempre alle mani, piego le ginocchia, le apro, sguardo rimane sempre alle mani, da qui senza piegare i gomiti, salto verso l'alto. La posizione ideale è quella proprio di portare il bacino sopra le braccia. Intanto che salto, voglio fare un po' il sedere a papera. E ritorno sempre nel cane a faccia in giù in questo caso. Quindi un salto morbido per portare il bacino. Non pensiamo tanto alle gambe, pensiamo proprio al bacino, a sedere a papera sopra le nostre braccia. Dall'addome cerchiamo di rallentare il movimento. E proviamo a vedere se in qualche salto riusciamo ad arrestare il movimento con il bacino sopra le braccia. Poi, quando è sufficiente, dopo qualche anche ribaltata, ci fermiamo un istante. Qua bisogna riuscire a modulare bene la spinta, perché più spinta ci si dà, più ci si ruota, si va oltre le mani, meno spinta ci si dà e non si riesce a portare il bacino sopra. Quindi quando ci si dà la spinta bisogna proprio lavorare sulla modulazione della spinta. L'ultimo che facciamo è la L al muro, quindi prendiamo una parete, io userò questa di qua che è più ampia. La posizione delle mani la prendiamo con la gamba, quindi siamo in piedi, portiamo una gamba sollevata, dove dobbiamo prendere proprio il 90 gradi gambe, dove appoggia il tallone della gamba a terra, qui appoggeremo le mani. Quindi i polsi, il tallone della mano si appoggia dove arriva la gamba di terra. Prima cosa da prendere è un cane a faccia in giù, quindi mani a terra, piedi alla parete con i talloni alti sulla parete. E rimaniamo un istante. Prima di sollevare una gamba verso la parete, dobbiamo portare le spalle sopra i polsi. Poi solleviamo il piede destro, lo portiamo sulla linea del gluteo. Il piede destro deve spingere nella parete per distendere la gamba destra. La gamba sinistra si solleva in automatico. Piedi paralleli. Ora, invece che guardare tra le mani, quando siamo nella L, guardiamo l'ombelico e vogliamo chiudere il costato. Quindi in questo caso non vogliamo spingere il petto verso la parete, verso i piedi, ma chiudere il costato all'interno. Risucchiare l'ombelico e mantenere bacino, spalle e polsi su una stessa linea, ma come se appiattissi la parte interna con la parte posteriore, parte anteriore e parte posteriore. Nella L si tende molto a spanciare. Risucchiamo l'ombelico, spingiamo bene con le mani a terra e eliminiamo la spanciata del costato. Quindi tutto in dentro. Ci voleranno un po' i piedi. Ti scivolano i piedi? O ti fa male le spalle? Muovi un po' le braccia. Ok, poi adesso andiamo un po' tutto a compensare. Allora, ci portiamo a pancia, per oggi la preparazione è finita qui, nel senso che era proprio più che una preparazione alla verticale, mi affido alle mie mani, perché poi dopo la paura molto spesso è un po' quella. Poi piano piano lavoreremo anche
un po' più intensamente, anche se in un'ora purtroppo tra lo scaldare il corpo e tutto. Allora, ci portiamo a pancia in giù nella sfinge e andiamo a fare l'intreccio delle braccia. Quindi dalla sfinge distendiamo il braccio sinistro, portiamo il braccio destro sotto, il braccio sinistro lo incrociamo in avanti, camminiamo con le braccia lontanissime e poi abbandoniamo proprio il peso del busto. Qua rimaniamo un istante, se non dà fastidio tenere la testa sollevata e che non arriva a terra, la teniamo sospesa e sarà proprio il peso della testa ad aiutarci nell'apertura delle scapole dietro e nell'allungamento delle braccia. Questa è una posizione yin, quindi lasciamo andare tutte le azioni del corpo. Ancora un'espirazione per sciogliere la posizione, inspiriamo e solleviamo in questo caso bene la testa, camminiamo con i gomiti verso l'esterno e riportiamo nella sfinge. Da qui incastriamo prima il braccio sinistro sotto col dorso della mano a terra, poi il destro davanti, camminiamo bene con le braccia lontane e poi di nuovo abbandoniamo il peso del corpo sulle nostre braccia. Allunghiamo bene la fase espiratoria proprio per il rilascio totale della muscolatura e l'abbandono alla forza di gravità. E poi lentamente risolleviamo la testa, camminiamo nuovamente con i gomiti verso l'esterno. Portiamo le mani a lato del petto, ci andiamo direttamente a sedere sui talloni, in Balasana, anzi nella foglia, gambe unite, fronte a terra, braccia indietro, di nuovo spalle pesanti verso il pavimento. E da Balasana riportiamo le mani al lato del viso, srotoliamo la colonna, ci solleviamo, ci portiamo a terra. Accavalliamo la gamba destra sopra la sinistra e incrociamo il piede sotto se arriva per fare un'ultima torsione. Braccia a croce, ginocchia e gambe verso sinistra.
Stiamo su delle lunghe espirazioni, quindi portiamo proprio l'attenzione alla fase espiratoria. L'accompagniamo in modo da renderla più lunga, più profonda di una espirazione naturale, però sempre in modo gentile. Ritorniamo con la testa al centro, con le gambe, lasciamo andare l'intreccio e poi cambiamo sinistra sopra destra con l'intreccio della caviglia e ginocchia verso destra. E poi di nuovo su una ispirazione, torniamo al centro con la testa, sciogliamo l'intreccio delle gambe, le portiamo al petto, intrecciamo le mani sopra le nostre ginocchia, dondoliamo a destra e a sinistra. Piano piano giriamo su un fianco, concludiamo la nostra pratica. Seduti, quindi ritroviamo la nostra seduta comoda. Riallineiamo la nostra colonna, rilassiamo le spalle, i muscoli del viso. Lasciamo andare i confini del nostro corpo, li lasciamo dissolvere. Abbandoniamo la nostra muscolatura. Rimaniamo esclusivamente con la parte energetica di noi, quindi osserviamo il respiro, l'energia che si diffonde, che si muove. La prossima ispirazione portiamo le mani giunte davanti al cuore e semplicemente ci inchiniamo. Namaste.